L'iniziativa nasce dalle attività di formazione nell'ambito del cinema e della fiction che da alcuni anni stiamo facendo con l'Alta Scuola. In particolare mi occupo del Master in Scrittura e Produzione per la Fiction e il Cinema, con il quale abbiamo stabilito contatti con professionisti del mondo americano, New York e Los Angeles. Attraverso questi contatti è nata un'amicizia con le persone che promuovono l'Angelo Student Film Festival, che è il più importante festival cinematografico e concorso per i film di studenti di scuole di cinema, le scuole di cinema più prestigiose del mondo, University of Southern California, New York University, ovviamente si può concorrere da tutto il mondo. Ed è nata l'idea di fare qui in Italia e in particolare qui a Milano una proiezione, anzi una doppia proiezione dei film più belli che hanno vinto l'edizione del 2009. Uno dei quali è appunto è Cavi, che ha avuto anche la nomination all'Oscar come miglior cortometraggio. Please welcome this year's gold medal award winner in narrative filmmaking, Greg Kelly. Getting the news for the Oscar nomination was unbelievable. I did a little dance and was shouting for joy, and I called my family and my parents were crying and everyone was just so excited. So it, for a young filmmaker, it's incredibly exciting, and this was for my university film, so it's a wonderful way to start life after film school. I chose to make my film about modern day slavery because I had no idea that slavery still existed, and I wanted to use my movie as an opportunity to raise awareness about modern day slavery. Thank you. Del bambino che, e della bambina che aspetta la fatina del dentino, l'ho trovato brevissimo, veramente un gioiellino, ma in generale tutti i corti ambientati ai nostri giorni con, cioè in America, con i bambini protagonisti, c'era quello della guardia giurata che si finge poliziotto e il rapporto tra padre e figlio, e anche quello, il primissimo che abbiamo visto, Magellan, mi sembra che si... Li ho trovati tutti e tre veramente molto belli, toccanti, che, capaci di trattare l'infanzia e la bravura di far recitare i bambini che hanno avuto questi registi, davvero stupefacente per dei filmmaker così giovani. Il cortometraggio in Italia, per motivi che non so o che so, ma non stiamo qui a parlarne, sembra non indirizzato al pubblico, e gli autori sembrano non preoccuparsi tanto di scrivere delle storie trattando temi che interessino al pubblico, temi grandi, anche coraggiosi, anche perché se non si ha coraggio a 25 anni poi dopo se ne ha di meno. E invece come se fossero rivolti a una sorta di nicchia, di circuito molto chiuso e un po' soffocante, se posso dire, e questo secondo me è un peccato. E oggi abbiamo avuto una dimostrazione di come invece il talento dei giovani usato per raccontare storie grandi
sia addirittura qualcosa di emozionante e che lascia ben sperare per il futuro. Insomma, mi sembra che i corti abbiano senso se sono fatti così.